Un altro voto storico, una nuova fusione che cambia, ampliandola ulteriormente, la geografia e il territorio di riferimento della Cassa Rurale Alto Garda. Ieri sera, alla presenza di 904 soci, al Pala Congressi di Riva, si sono svolte sia l'assemblea annuale ordinaria che quella straordinaria, quest'ultima necessaria proprio per decidere sulla fusione con la Rurale di Mori, in progetto da tempo e in discussione da mesi. L'assemblea straordinaria, senza sorprese, ha deliberato con 892 voti favorevoli, 98,6%, 6 contrari e 6 astenuti, il progetto di fusione per incorporazione della Cassa Rurale Mori Brentonico Val di Gresta nella Cassa Rurale Alto Garda, progetto in discussione nello stesso momento anche nell'assemblea dell'Istituto Lagarino, riunitasi contestualmente a Rovereto. La fusione darà vita dal prossimo 1 luglio ad una nuova realtà bancaria che continuerà a chiamarsi Cassa Rurale Alto Garda e opererà nei territori di attuale insediamento delle due banche. L'assemblea ordinaria e straordinaria della Cassa Rurale Alto Garda, la parte ordinaria è stato approvato il bilancio, un bilancio estremamente positivo, 5.600.000 euro di utile d'esercizio che è accantonato a riserve, è stato approvato naturalmente da parte dei soci all'unanimità, devo dire un risultato che ci ha dato una soddisfazione straordinaria, visto il panorama purtroppo che si sta circondando relativo alle casse rurali. La parte straordinaria ha previsto la fusione con la Cassa Rurale di Mori. Abbiamo spiegato ai nostri soci le motivazioni, che è un'opportunità, è stata un'opportunità importantissima per la nostra Cassa Rurale, un allargamento del territorio, un'economia di scala e tante altre motivazioni che ci hanno portato il Consiglio di Amministrazione a proporre ai soci questa fusione. La soddisfazione è stata che è stata approvata quasi all'unanimità con 3 soci contrari su 880 soci, quindi i soci si sono convinti che questa è proprio una opportunità importantissima in cui si allarga il territorio, si aumentano i soci, si aumentano i clienti, una sinergia con altri territori limitrofi, Mori, Valle di Gresta, Brentonico. Quindi esprimo la grande soddisfazione del Consiglio di Amministrazione perché i soci hanno capito benissimo che questa è stata un'occasione irripetibile. Beh, qualche socio ha espresso delle preoccupazioni, chiaramente anche dai mass media sono emerse le difficoltà della Cassa Rurale di Mori. Dobbiamo dire chiaramente che sia la crisi del territorio vallagarino, dicevo in assemblea, qualche errore che è stato commesso, ma purtroppo erroni abbiamo commessi tutti in questi periodi per quanto riguarda la valutazione di certi affidamenti, di certi crediti. L'avvento delle nuove normative europee che sono diventate più stringenti e quindi se le banche hanno una crescita delle sofferenze si abbassa il livello della patrimonializzazione e quindi potrebbero avere anche delle problematiche riguardo alla possibilità di proseguire nella loro attività. Ma queste preoccupazioni per noi sono state chiarite da parte del Consiglio di Amministrazione che ha fatto delle valutazioni approfondite. Devo dire che il patrimonio della Cassa Rurale di Mori è positivo e questo è importante. Un'acquisizione di circa 11.000 clienti, 2.000 soci, una tradizione centenaria, quindi la Cassa Rurale non poteva perdere questa occasione di sinergia tra le due casse rurali, che è naturalmente una convenienza straordinaria di tutte e due le comunità. Quindi un augurio alla Cassa Rurale Alto Garda, che si chiamerà così anche per il futuro, e un augurio di un buon proseguimento, ma sono certo che sarà estremamente positivo per tutte e due le comunità.